Buonasera, buonasera e bentrovati in questo martedì sulle bombe dell'AD. Scusate il ritardo, stavamo gestendo delle difficoltà tecniche, però ci siamo ed è una giornata speciale per noi per appunto fare questa intervista oggi con il nostro super super ospite. Ho chiamato un collega che già la scorsa settimana ha fatto, come dire, ha condiviso un momento con noi. Ecco a voi, Adriano Pastore. Ciao, buonasera a tutti, ragazzi, le bombe di Vlad. Ben ritrovato, grazie di aver accettato per condividere un momento che comunque per me è importante perché insomma c'è l'emozione di poter incontrare almeno virtualmente un giocatore che collezionavo le figurine quando ero piccola, è un sentimento diverso. Eh sì. Io direi una leggenda del Napoli. Appunto, non attendiamo interiormente, lo chiamiamo direttamente studio. Ecco con noi Alessandro Renca. Buonasera, Buonasera e buonasera a tutti. benvenuto. Scusate, grazie a voi dell'invito. È veramente un piacere poterla ritrovare qui con noi e insomma, come sta vivendo questo momento? Intanto per sciogliere un po', il ghiaccio. Beh, è un momento un po' pesantuccio anche perché, ripeto, noi poi qui al nord abbiamo iniziato forse anche prima la chiusura, no? Chiuderci in casa per il problema Covid. E un pelino sta diventando pesante, soprattutto a livello mentale. Sì. Ah, però adesso fortunatamente si sta pian piano riprendendo un po' tutto, nel senso che finalmente anche Verona la rivedo un po' viva e speriamo che sia l'inizio della fine di questo bruttissimo virus, insomma. Intanto ci sono i nostri follower che già salutano da subito, 119esimo minuto, ho detto tutto. Grazie. Potrebbe essere un hashtag. Sì, potremmo 119esimo minuto, ho detto lanciarlo tutto. come hashtag. E noi siamo qui, abbiamo preparato qualche ricordo da condividere insieme perché comunque ci fa piacere poter andare nel passato, ma poi torneremo anche nel presente. E proprio partendo da questo, abbiamo un video da condividere con lei che magari ci spiegherà a breve, un secondo solo che faccio partire il video. E lo commentiamo insieme poi. È stato il fatto che io ho dovuto andare molto e che una volta persa la Scusate un attimo, solamente devo condividere su eccoci qua. il mister. Determinante è stato il fatto che io ho dovuto lavorare molto e che una volta persa la palla, specialmente i primi anni di Napoli, e era così allora, la squadra cosa faceva? Rientravano tutti e si avvicinavano alla zona dei 16 metri difensivi. Invece la mia idea era quella che appena persa la palla si andava tutti in avanti. Questa è tutta gente che nella Coppa ha fatto gol, perché Francini, Remiga e Ferrara hanno fatto gol fuori, non è che li hanno fatti in casa. Questo vuol dire la mentalità di andare ad aggredire, tant'è che se mi fate sorridere quando mi dite guardate una squadra al giorno d'oggi che gioca con uno sbocco offensivo come questo, nessuno. Gli fanno giocare l'attacco, un capocannoniere gli fa correre dietro il terzino. Da noi era proibito. È stato come dire, un'emozione di vedere un passaggio di interviste di Ottavo Bianchi. Parli con me? Sì. No, ma l'avevo già vista. Sì, no, voglio dire, il mister era un ottimo allenatore per quei tempi. Beh, sì. Quindi
Quindi tutto, ognuno, allenatori, giocatori, dirigenti, ognuno ha costruito quel ciclo vincente e poi ha coronato il tutto con qualche vittoria importante, insomma. Ma com'era appunto, era una cosa diciamo da rivoluzione, perché comunque non, forse non si faceva molto all'epoca, all'epoca non si è fatto magari molto dopo Dal quel punto di tipo vista di gioco. tattico, ma dal punto di vista tattico è impossibile pensare, di avere il giocatore più forte del mondo e avere un baricentro basso. Quindi era nella normalità delle cose che un allenatore intelligente come Bianchi capisse che il pressing andava fatto più alto. Adesso lo chiamano pressing ultraoffensivo, la raccolta della palla un po' più alta con la squadra un po' più corta che va a raccogliere palla nella metà campo avversaria. Allora era come ha spiegato Bianchi, non c'era una terminologia ben precisa che te lo spiegasse, ma alla fine quello era il lavoro. E poi lui ci condizionava con delle partite tattiche che sono ancora oggi interessanti, insomma. Che tra l'altro lui dopo, questo è Dicevi, solo Adriano? un minuto del video, poi infatti lui dice, si dedica proprio a Renica, dice, poi quando Renica andava avanti, portava palla, Fusi scendeva e rimaneva bloccato giù, quindi sfruttava poi tutte le caratteristiche, le peculiarità dei calciatori come Alessandro, che aveva poi spiccate doti pure offensive, no? Sì, hai Quando colto serviva. perfettamente. Bravo Adriano, cioè, nel senso ti devo fare un complimento perché a parte poi il Grazie. calcio, vedi, non si inventa niente, nel senso che allora io avevo questa abitudine tanto di alzarmi come libero, non ero il classico libero che stava dietro e faceva solo il difensore, ogni tanto uscivo follemente, un po' con anche una vena artistica, se mi permetti, però mancava chi tappasse quel buco quando io uscivo e quindi c'era il rischio alle volte di prendere il gol, no? E intelligentemente ne parlammo con Bianchi e Bianchi mi disse: adesso ti prendo un giocatore e quando tu esci lui ti copre, ed era proprio così. Che è un po' il problema che se vogliamo naturalmente riproporre quest'anno per il Napoli c'è stato nel Napoli attuale, Eh sì, non... mancando un mediano che coprisse gli istinti di Coulibaly, faccio il nome Sì, tanto per far capire. Questo è assolutamente stato sì. un errore grave da parte dei direttori tecnici del Napoli. Sì, d'altronde quando poi non c'è qualcuno a fare protezione, no? A fare la, come dire, la, a mettere la sicura. Ci si mette poi nei guai perché si trova magari i due o tre difensori da soli si trovano faccia contro faccia con gli attaccanti e quando sono Sì. poi di un certo livello ti No. fanno male. Devi trovare il giocatore con le caratteristiche giuste, questo sicuramente semplifichiamo così, entriamo già nell'argomento, perché è giusto, possiamo fare delle analogie, perché poi certi equilibri nel calcio ci sono tuttora e funziona così. E l'hai trovato in Demme. Demme Esatto. è stato quello che ha permesso al Napoli di togliersi tutti quei problemi che abbiamo visto fino allora. Quindi il giocatore è fondamentale. Il cosiddetto ago della bilancia, no? È il cosiddetto giocatore che dà equilibrio a una squadra che non era equilibrata e che poi ha permesso anche ad altri giocatori non solo di lavorare bene nella fase difensiva, ma lavorare bene anche i centrocampisti nella loro posizione più consona per caratteristiche. E mi riferisco a Fabian Fabian Ruiz. Ruiz e anche allo stesso Zielinski. Sì. E anche ne beneficerebbe il brasiliano Alan, Alan. Sì. che non è Assolutamente nel sì. suo ruolo quello di fare l'incontrista davanti alla difesa, non è nel suo DNA. No, anche perché pure lui tende poi a spingersi in avanti e perde magari a volte pure il senso della posizione, no? Nella foga di rincorrere magari l'avversario. Quindi ci vorrebbe uno più di ordine come appunto Demme, no? Che è un ragazzo con un senso di posizione notevole, cioè veramente un ottimo acquisto, Abbiamo già detto tutto. Demme lì davanti, Alan a No, scusa. destra o Fabian, Zielinski davanti oppure il tridente dopo queste cose d'allenatore. Sì. Però questo ti dà equilibrio.
E poi permette a loro di giocare nel loro ruolo e di esaltarsi, non di deprimersi, come stava accadendo. Come giocatore. Direi avere anche più sicurezza nei propri mezzi, no? Nel senso che sai che stai facendo, nella tua... Ma il calcio è anche questo, ragazzi. È importante. Sai, uno può anche sacrificarsi un attimo perché la squadra ha bisogno. Io ho giocato terzino quando ero nella Sampdoria, oppure un paio di volte a Napoli. Ho giocato terzino sinistro perché c'era bisogno. Però non è il mio ruolo quello, cioè non è mai stato il mio ruolo. Una serie di motivi. E queste cose non cambiano neanche nel calcio di oggi, non cambiano. È l'ABC, no? Mettere il giocatore nel suo ruolo più congeniale, dove ha delle caratteristiche ben precise. Sì, sì. Io, scusate, ogni tanto mi perdo, forse la linea non è perfetta, quindi infatti oggi ho anche problemi di eco, chiedo scusa a chi ci sta seguendo per questo piccolo inconveniente, e vorrei approfittare comunque, prima di andare proprio addentro all'attualità, tornare ancora un po' indietro, perché grazie ad un collega che si chiama Andrea Pelliccia ci ha fatto recuperare dei pezzi d'epoca. Mettiamola così, che adesso andiamo a condividere con voi e appunto analizzare con lei. Non so se si legge. Aspetta, non ancora. Il giornale. Non ancora. Io li vedo. Ecco, ora sì. Anche perché. Com'è il titolo, Valentì? Com'è il titolo? Leggi, leggi. La crolla, ed è un titolo che con appunto Adriano in questi giorni mentre stiamo preparando la trasmissione mi ha detto appunto che l'ultima volta che vi eravate sentiti avete parlato appunto di crolla, e questa cosa insomma ci ha fatto un po' sorridere. Eh sì, delle qualità simili, no? Chiaramente del che avevano Alessandro e Kroll, cioè testa alta e lancio lungo lì davanti alla difesa. E caso ha voluto, abbiamo trovato un articolo dell'epoca, bellissimo, tra l'altro di Romolo Acampora, che è un maestro, tra l'altro. Lo riesci a leggere, Ale? No, perché è piccolino. Dice comunque... Sono col cellulare, quel... Sì, sì. Comunque dice quel Renica... Quel Renica alla Kroll è il titolo. Beh, sì, è un grosso onore per me essere stato accostato a uno che era uno dei miei idoli come liberi, e grande interprete dell'Olanda, di Cruyff, e vice campione del mondo, un giocatore. Poi la maglia fuori anche, mi piaceva un po'. Ah, sì, sì, la maglia lunga fuori, vedi. Sì, mi piaceva tutto quello che rappresentava Kroll. E diciamo che insieme a Mitico Scirea e a Giorgio Carrera sono stati i tre libri a cui io mi sono ispirato. Poi per Kroll, anche per caratteristiche, come hai detto tu, perché questo lancio profondo, verticale, diciamo che ho preso un po' da tutti, no? Cercando di avere un'idea di gioco. Però ecco, lì avevo le caratteristiche simili a quelle di Kroll. Beh, bellissimo. Che poi pensavo... Scusami tu, Vale, no, pensavo, i calciatori di quell'epoca, no? A differenza di oggi che hanno una quantità industriale di video da poter vedere, no? Cioè, prima era pure più complicato, no? Vedere tante partite, perché comunque o avevi la possibilità di vederle dal vivo o altrimenti per televisione, non era come oggi. Quindi era anche, come si dice, bisognava fare necessità virtù di quelle poche cose che si riuscivano a vedere per ispirarsi a determinati calciatori, no? Alessandro? Sì, beh, è ovvio che uno che poi ha la passione, permettimi il termine forte, l'ossessione del calcio, io allora qualsiasi partita c'era me la vedevo. E in più avevo la fortuna, insomma, di giocare, di venire dal settore giovanile del Vicenza, dove... Diciamo, giocavo contro erano in primavera negli allievi, giocavamo sempre contro il Vicenza di Paolo Rossi, che arrivò secondo, con dei grandi giocatori, sì, grandissimi grandi giocatori, e lì mi confrontavo con Carrera, con Filippi, con Salvi, con Paolo Rossi, con Marangon, c'era giocatori importanti, Marangon terzino, sì, come no,
Sì. E tra i video che vedevo, tra il fatto che giocavamo spesso contro loro per essere la squadra da allenare, no? Da far allenare questi grandi giocatori, secondo me è un percorso che ti aiuta se hai le qualità per crescere, insomma. Bello, bello, bello. No, io mi volevo invece accodare chiedendo come l'interpretazione comunque del ruolo è stata fatta appunto in un momento che possiamo dire quasi di transizione da un calcio che stava diventando moderno. Come è stato, come dire, prendere quello che erano gli insegnamenti di chi ti aveva preceduto e poi metterli in pratica? Ma, il calcio onestamente non è che c'è un calcio moderno, un calcio antico, perché la zona e il calcio totale, per dire, lo applicava già l'Olanda negli anni di Cruyff, dei fratelli Van de Kerkhove e anche di Kroos, quindi voglio dire, Lidl poi era un maestro. Diciamo che ci sono stati degli accorgimenti tattici. Parliamo soprattutto di squadre che giocano molto corte, no? Molto corte, un'esasperazione del pressing, un po' più di intensità, che si è iniziato a assaporare negli anni 89 questo cambio passo. E soprattutto credo che qualcosina abbia influito positivamente con i suoi vantaggi e svantaggi, perché il calcio ha sempre vantaggi e svantaggi. Sicuramente è stata nell'era Sacchi, cioè, che abbiamo iniziato a parlare con una squadra che poi aveva Van Basten, Gulli, giocatori importanti. E ripeto, alla fine non c'è un calcio moderno, un calcio antico. Che poi pensavo... Più che altro l'interpretazione. Ma c'è un po' più di organizzazione, un pelino più di intelligenza tattica. E pensavo, adesso allora che dicevi questa cosa di Sacchi, pensavo a una partita nello specifico che dimostra, per esempio, la difesa altissima di quell'epoca, no? Del certo. Milan di Sacchi, in quel, se non ricordo male, 4-1 del Napoli certo. Con il Milan, con il gol di testa di Maradona dalla tre quarti praticamente, perché la difesa altissima, Diego fa il giro dietro, sì. Crippa sì. Fa l'assist e poi quella palla che poi lentamente entra in porta. Sì, perché poi dopo vedi ogni allenatore poi ti dà la sorpresa tattica lì per lì e ti sorprende, nel senso che quando tu giocavi contro il Milan, no, essendo loro avendo loro una specie di innovazione a livello di fase difensiva, perché loro salivano sempre anche quando la palla era libera. Una volta che poi li hai studiati quel video, tu trovi la contromossa, e quella era una contromossa che anche Bianchi aveva spiegato bene, nel senso che uscivano gli attaccanti e entrava il centrocampista, no? Sì, quindi sì. Li abbiamo beccati. Ed è stato anche un po' il declino poi di Sacchi come allenatore, perché una volta che gli allenatori ti studiano e capiscono le situazioni, poi ti fanno male, e se tu non sei un allenatore, mi permetto di dirlo io, integralista, e continui con un modello dove ormai le contromisure sono trovate, perdi. Il calcio è questo. C'è è molto chiaro. Studio. Esatto, le contromosse, le cosiddette contromosse. Tra l'altro vi ricordo ancora un altro gol, simile nella modalità, cioè che ricordo l'assist di Massimo Mauro a Maradona, con poi pallonetto, penso fosse Galli a porta, una situazione simile, chiaramente meno esasperata, diciamo, meno difesa alta, però comunque con la difesa presa alla sprovvista, facendo semplicemente un passo indietro, Mauro poi dietro una palla di testa a Diego che andò in porta. Poi anche quello di Careca, se ti ricordi, Careca in contropiede, cioè praticamente noi abbiamo giocato in contropiede sapendo che loro uscivano molto male, no? Una mentalità molto, molto forte, integralista di Sacchi, che voleva sempre la squadra ad attaccare, a giocare nella tua metà campo. È ovvio che poi loro rischiavano dietro, pur avendo giocatori veloci, perché loro avevano Statuta, Baresi, Maldini, Tassotti, cioè una difesa importante, no? Però ovviamente noi tatticamente li avevamo fatti venire da noi e poi abbiamo giocato in contropiede, perché poi Careca anche con palla al piede era un razzo. Careca è un giocatore che
Sì. Sembrava che andava sul motorino, sembrava. Oh, sembrava andare. Farebbe Caretta oggi farebbe tanti di quei gol, secondo me, e questo lo dico da allenatore, ne farebbe una montagna. Ma guarda, quello che dicevi tu, quello che, di cui parlavi tu, a me ha sempre impressionato, perché lui sì, palla al piede, non perde metri, ma ne recupera su Costa Curta che gli sta dietro, impressionante. Ma anch'io sono rimasto scioccato, l'ho analizzato anch'io quel gol, è impressionante. Cioè lui che con la palla al piede è più veloce di Costa Curta che senza palla, è impressionante. Sì, sì, sembra che sta sul motorino, sai. E poi dopo la precisione nel mettere la palla, cioè, ma di cosa parliamo? Cioè, una roba fantastica. Pazzesco. Antonio è un giocatore pazzesco. Antonio era un giocatore era stato un giocatore straordinario, uno dei più forti al mondo in quel ruolo. Sì, sì, assolutamente. Guarda, a volte si dice il fatto che sia stato, tra virgolette, oscurato da Maradona. In realtà erano complementari, però senza Maradona sarebbe stato veramente lui un fenomeno incredibile, no? Ancora più di quello che è stato, perché è un giocatore veramente incredibile. Maradona però con i suoi assi li valorizzava tutti, è ovvio. Sì, assolutamente, assolutamente. Perché Diego era tutto. Diego sì, era un sì, trequartista, sì. Era una punta, era una mezza punta, una seconda punta. Era un giocatore eclettico, Diego. Sì, sì, un giocatore sì, intelligente, di un'intelligenza tattica spaventosa, Diego, che capiva la squadra anche nei momenti difficili. Mamma mia. C'è stata una volta, ecco, vuoi sapere sì. qualcosa, Valentina? No, prego, Valentina. No, scusate, c'ho questo audio oggi che è tremendo, mi chiedo umilmente scusa. E quindi no, stavo dicendo appunto del fatto dell'intelligenza di avere una persona come Maradona in squadra che va al di là del giocatore, della capacità anche di gestire fuori e dentro lo spogliatoio, che è questo che ha fatto anche grande, tra virgolette, la squadra. Ma guarda, la qualità di Maradona è che a livello empatico stabiliva un contatto con tutti i suoi compagni, ma penso che l'abbia fatto con tutte le squadre in cui lui ha giocato e anche con la nazionale. E quindi era la capacità proprio di una grande persona di instaurare un rapporto e tirar fuori tutte le sue qualità umane anche, soprattutto, per convincerti, no? Per sì. coinvolgerti, no? Non c'è mai un giocatore che ha parlato male di lui, quindi vuol dire che ha convinto tutti, e guarda che questa è una cosa quasi impossibile, perché di solito sì. qualcuno a cui stai sulle palle c'è sempre, no? Quindi, e invece Diego non so come mai, non so, io lo so, piace a tutti, quelli che l'hanno conosciuto. Ovviamente chi non l'ha conosciuto, perché si permette di giudicare da ignorante, perché chi non conosce non dovrebbe giudicare, lasciamo perdere la polemica. Ma io ho detto, io ho avuto la fortuna. Io quando parlano male di te, chi non la conosce. Io ho avuto la fortuna una volta di poterlo intervistare a Parigi qualche anno fa. E devo dire che per quel poco che ho avuto l'opportunità di scambiare con lui, l'impressione che mi ha fatto è stata più che positiva, ma non per niente, perché ci trovavamo in una situazione di stress, perché tutti gli stavano addosso, ad esempio ci doveva essere una fila per fare le interviste, non era stata rispettata, e quando è toccato il mio turno lui ovviamente voleva andare via, ma quando poi ha visto la situazione, si è rimasto là, ha risposto con calma, in maniera approfondita alle domande, e sinceramente per chi non lo conosce, magari per me era la prima volta, insomma, è stata anche una sorpresa, perché magari ci sono tanti, specialmente poi oggi, chi vedendo i super calciatori che non ti danno neanche 5 minuti di ascolto, vedere lui fermarsi, andare a fondo nelle domande, insomma, ha dimostrato ancora una volta la grandezza, nonostante tutte le cattive voci, insomma, che circolano. D'altronde la grandezza dei grandi sta nell'umiltà, no? Quindi questa la conferma. Tra l'altro, a proposito, volevo legarmi a questa cosa appunto di stare sulle scatole a qualcuno nel calcio, proprio di questi giorni, non so se hai sentito, Alessandro, del libro di Chiellini, dove comunque
in modo poco, diciamo, simpatico, accusa Mario Balotelli, Felipe Melo, ma che poi sono stati ex compagni di squadra e tra l'altro uno di nazionale che con tutti i suoi limiti gli ha risposto effettivamente poi in maniera educatissima, cioè, detto, me lo potevi dire in faccia quello che pensavi invece di scriverlo sul libro. Cioè, tu che ne pensi di una cosa del genere? È normale secondo te un calciatore debba parlare male di un suo collega, di un suo ex compagno in un libro? Però Adriano, c'è una parte di me che dice onestamente, che dice no, forse nel libro non era il caso. C'è una parte di me che capisce. Cioè, nel senso, c'è una parte, perché io le vedo più che una cosa, le vedo delle critiche. Delle critiche. E sono quelle critiche che Balotelli non ha mai voluto accettare nella sua vita, che forse gli avrebbero permesso di essere un grande campione. Esatto, ha Io sprecato, la sì, forse per questo interpreto. motivo. Ah, lui ha spiegato così, io No, non dico, ha l'ho. sprecato per questo motivo, evidentemente, la sua Ah, sì, carriera. ecco, no, io l'ho vista così, cioè io in Chiellini vedo una parte, diciamo che sono quelle cose che dovrebbero un po' rimanere nello spogliatoio, no? Io, Però. sì, io quello, a quello mi riferivo, esatto. Sì, hai ragione, ma però. Insomma, una critica, Adriano, non ci vedo questa grande No, cattiveria, ma assolutamente, ma onestamente. poi figurati, No, non so, io mi hai chiesto la mia, io ti dico la mia. Sì, no, ma tra l'altro questo poi è un modo per mettere un po' di curiosità nei lettori e Beh, quindi secondo vendere il me libro, no? È chiaro. questi due giocatori qua avessero capito quelle cose lì, non avrebbero fatto una carriera forse non così poco importante. Eh sì, d'altronde Balotelli è un rammarico anche secondo me a parte per se stesso, ma probabilmente per la nazionale italiana, uno che poteva da tanto. Scusa Adriano, intanto non stiamo giudicando l'uomo, sia ben chiaro. Scindiamo le due cose, non stiamo Assolutamente. Sono giudicando il d'accordo. giocatore, qua stiamo dicendo. Quindi Chiellini ha giudicato il giocatore, non l'uomo. Quindi non è che Balotelli deve prendersela come una offesa all'uomo, non c'è un'offesa all'uomo, secondo me c'è una critica al giocatore. Sì, infatti dice che è negativo all'interno dello spogliatoio, diceva. E lui, vabbè, ha Sì, ma risposto, me lo questo. potevi dire in faccia. Beh, ma guarda, scusa Adriano, tu sei un intenditore di calcio, mi sembra, no? Mi sembra. No, vabbè, te lo dico Mi io. piace, mi piace tanto, mi Anche piace tanto, Valentiniano, adesso non lo mi so, piace Valentiniano, tanto. ragazzi, una volta che ci parliamo, quindi se tu vedi come gioca Balotelli, alle volte Sì, dai fa nervi, ho rabbia. capito cosa intendi, fa rabbia. No, cioè, lo devi dire tu, io. Sì, a volte da me l'ho sentito, tra l'altro, forse era in un intervento insieme a Fabio Cannavaro, che sta facendo queste dirette su Instagram, parlare di questo. Diceva, no, ma io Non capisco, ho a volte ancora mi sono, capito. no, dice, mi sono rivisto, do l'idea di essere uno quasi che si scoccia di stare in campo. Cioè, se ne è reso conto, però se ne è No, reso non conto a è che fine dà carriera, l'idea. No, forse. quelli sono i fatti. Perché un giocatore. Allora, secondo me, no, se vogliamo parlare di Balotelli, intanto magari come ragazzo è più simpatico da frequentare. Quindi, per dire, se Sì. io mi dici vuoi uscire con Chiellini o con Balotelli, dico Balotelli. Ok? Sì. Tanto per essere chiari. Sì. Niente con lui. Se poi lo devo giudicare come giocatore, allora ti dico che sei un talento sprecato. Ma su quello penso che E ci sono pochi dubbi. tante Tante volte, sì, ci è arrivato anche lui, volte. penso. Perché quando io parlavo di intelligenza calcistica, intendevo, e quando parlavamo paragone Maradona e lui, tanto per fare un esempio, ma non per i due livelli che non si possono neanche avvicinare, con tutto rispetto Chiaro. per Balotelli, parlavo quando Diego capiva la squadra che era in difficoltà. E Diego veniva in aria a prendere le palle vicino a me e a rinviarle, perché eravamo sotto pressione. Balotelli non le capisce queste cose qui. Tant'è che, guarda, ti devo dire che nel Brescia, quando prende un giocatore così, può essere croce o delizia, ma con quel carattere lì diventa una croce. Sì, anche Pur perché essendo Brescia è una piazza calda, Brescia è una una delizia, con quel carattere lì diventa una croce dentro lo spogliatoio. Per Una me. tifoseria esigente, quella del Brescia, comunque una Loro si tifoseria. devono salvare, però lui non ha la mentalità del giocatore che si deve salvare. Il giocatore che si deve salvare entra in campo e corre per 96 minuti e ti morsica le caviglie. Sì, Anche se è un assolutamente. attaccante, anche se è un attaccante. Sì, cioè, c'è una differenza netta. Ma si è E visto allora tu devi anche. calare in quella mentalità lì, che lui non ha mai avuto. È stato il suo limite anche. Sì.
Ah, diciamo che si è visto anche nell'esperienza comunque nel campionato francese che io ho seguito più da vicino negli ultimi anni, insomma, era arrivato con il favore, con l'ennesima voglia di riscatto. Alla fine la situazione è precipitata, prima con Nizza, poi con tutta l'evoluzione con Marsiglia e alla fine Ma scusa, posso fare una battuta? Perché poi, sì. guarda, sono allenatore e gli allenatori, oltre che, secondo me, essere bravi tecnicamente e tatticamente, devono leggere gli animi dei giocatori, l'anima del giocatore. Allora, ti dico che Balotelli, per carattere, sembra più un giocatore da sport individuale e non da sport collettivo. È così, ma guarda, lo dice in quella Sì. cosa che ti dicevo prima di Cannavaro, E non va bene. lui dice, io sono innamorato, a me sai, piace fare il dribbling, il tiro, sono innamorato della palla. Ed effettivamente è una mentalità È da sport, innamorato come di se dicevi tu. stesso. Sì, è da sport individuale, È come dici tu. innamorato di se stesso e non coinvolge i compagni in quello che poi deve essere lui il terminale di un attacco dove la manovra si sviluppa e finalizzata da lui. Ma se poi dopo hai questi comportamenti qua, il compagno, oppure non passi la palla quando la devi passare, oppure quando vedi qualcuno in difficoltà o qualcuno che pressa, tu non vai a fare il tuo dovere, e il compagno comincia a guardarti storto in campo. Ma è normale, eh. Eh beh, sì. Normale. Sì, ma si è esseri umani, chiaramente, perché poi c'è la fatica, c'è lo A meno che non faccia gol stress. ogni domenica, che faccia gol ogni Esatto. domenica ti fa vincere, allora cambia tutto. Ma siccome lì Chiaro, non è chiaro. così, Chiaro. da questo punto di vista, approfitto della sua presenza per chiederle un punto di vista su Neymar. Visto che alla fine è un altro personaggio che spesso e volentieri poi diventa scomodo nello spogliatoio. Guarda, Neymar quando fa tutti quei tuffi sarebbe da dargli la squalifica. Ti dico solo questo. Per me è da cartellino rosso. No, io sono d'accordo perché è un comportamento che poi alla fine ti provoca. Da vari punti di vista e diventa più uno scontro fisico che un giocare a calcio. Sì, perché poi magari ti ride pure, ti fa la giocata che ti ride, poi se ti prendono a legnate non è che hanno tutti i Allora, torti. o questo ragazzo matura e capisce queste cose qua, o se no vincerà poco. Secondo me. Se matura può vincere Assolutamente. molto perché è un talento, cioè, Sì. se No, capisce. ma sul Perché talento guarda, penso. guarda che anche lui l'ho osservato da allenatore, fa sempre tante giocate per se stesso. Quando deve passare la palla non la passa. Sì, Ma sì. infatti il mio discorso si riallacciava proprio a questo fatto, il fatto che l'individualismo estremo poi va a intaccare anche la carriera nel complessivo, perché diventi quasi un peso a volte per la squadra. Ma guarda, che in questo calcio dove c'è un po' immagine, mancano un po' allenatori con le palle, scusa la parola, ci vorrebbero allenatori che Prego, prego. esplicitamente facessero capire a Neymar, ma è impossibile avvicinarsi a questi personaggi, perché poi se ti fai un'immagine brutta con questi ci rimetti tu. Nel senso che se Beh, sì. l'allenatore esplicitamente va là e dice, oh, Pirla, invece di fare le moine, gioca e fai gol, parlandoci in termini proprio terra a terra. Perché poi il calcio è così, bisogna fare gol, non è che bisogna fare la scenografia, lo spettacolo. Il calcio bisogna vincere. E bisogna dare una mentalità, bisogna essere anche un esempio per la squadra, visto che tu sei un talento, devi essere il primo che hai questa umiltà. E qua ecco, ti viene in mente Maradona, no? Quindi si può fare paragoni Maradona, mondiali, Messi, mondiali, Sì. potremmo discuterne. Avete No, capito? che È un discorso poi un po' complesso. questa Abbiamo discusso. cosa A me è quest... nervosito, scusa, a me è nervosito anche sì. le volte, l'allenatore, ma così per divertimento, perché poi cosa vuoi, io ormai conto poco, non mi chiama nessuno. Mi è nervosito anche l'allenatore del Brasile quando vedo che tira fuori un sacco di palle e non si incazza con Neymar. Cioè, io Ma non dico, a capisco. volte può essere che in queste situazioni è sempre qualcosa legato a questa nuova era del calcio legata decisamente di più all'immagine, agli sponsor, no? Ai Che tu quasi a uno non lo puoi soldi, toccare perché sono delle, fondamentalmente sono Adriano, delle ai soldi porti poi, multinazionali che camminano, no? No, ma dico ai soldi anche, Tu troppi soldi.
Tu purtroppo non gli puoi dire nulla perché è una Se no, multinazionale ambulante, no? Un personaggio del genere. Quindi gli devi l'allenatore se dire ne quello vede che tu bene. vuoi dire perché lui ti protegga, se no ti fa fuori. E allo Beh, sì. stesso tempo devi fare risultato, perché se un allenatore viene fatto fuori, se non fa risultato. Cioè, sono due Ma cose che devono. infatti il problema poi diventa quello. Oggi vedo troppo spesso allenatori, anche con capacità, che vengono messi al berlino, comunque non vengono valorizzati, non vengono capiti perché appunto ci sono troppe star che poi vanno a disequilibrare il lavoro che vorrebbero fare. È un tema, questo è un tema che se vuoi bisogna affrontare con calma per capire tutto il contesto, tutto quello che sta intorno, in parte abbiamo detto, ma anche dei dirigenti scarsi, dei dirigenti che non capiscono di calcio, perché se tu capisci il calcio, capisci anche che la storia di voler apparire sempre, apparire e poi ti dimentichi di essere, poi quando vai in campo lo paghi. Perché Beh, cosa succede secondo me? Io faccio una sintesi del tutto. Per cercare di far capire che quando poi il gioco diventa duro, se non sei e appari, sparisci. sostanza, cioè ci vuole la sostanza e non la confezione bella attorno, giustamente dici tu. Infatti, questi giocatori, quando il gioco diventa duro, che trovano quelli che morsicano le caviglie, pian piano spariscono. Se ci fate caso. Sì. Ma sai, a volte ho l'impressione che nel calcio non si riesca a fare quel passo tipo com'è nell'NBA, no? Che è spettacolo, perché cioè, è grande, è uno sport spettacolare, però iperprofessionale, dove anche i giocatori, tra virgolette, più viziati, più pagati, sono sempre professionisti impeccabili, no? Nell'allenamento. Nel calcio questa cosa quasi si fa fatica ad ottenerla da certi grandi campioni, cosa che lì invece non è, cioè, o perché lì c'è una mentalità diversa che è quella proprio che conta soltanto il colore dei dollari, per cui tutti sanno che ti devi comportare in modo perfetto perché tutto genera soldi, mentre invece qua è quasi un discorso quasi egoistico, dice, beh, io ho il mio contratto e mi interessa niente, faccio quello che Però voglio. Adriano, torniamo a un discorso per collegarmi a quello che dici tu, che serve, per esempio, serve un contesto dove i dirigenti la pensano un po' come allenatore, e il Sì. presidente la pensa come allenatore, cioè ci deve essere tutta una serie di persone che proteggono e diciamo, danno autorevolezza e credito all'allenatore anche quando c'è da dire delle cose scomode, no? Questo è, perché se non c'è questo, l'allenatore ovviamente non. È solo. Tira anche solo e tira a campare perché c'è anche il discorso anche per lui economico, no? E quindi dici chi se ne frega, infine, vada come vada, Chiaro. se e poi andrà bene, bene, se non va bene, chi se ne frega. Sì. E devo dire che io ho apprezzato molto, e non per caso, come esempio, la Francia che ha vinto i mondiali. E ho apprezzato molto il lavoro della federazione, e ho apprezzato molto la figura di Deschamps e i suoi collaboratori. Che molto pragmatici, molto ben concentrati sul pezzo, hanno protetto i talenti e li hanno responsabilizzati e li hanno fatti capire, maturare e in quel contesto lì, proprio di quel mondiale lì. E si sono vinti alla grande il mondiale proprio con pieno merito e ci vedo molto merito dell'allenatore. Beh Io sì, anche quindi. perché la scelta coraggiosa, quella che dici tu di tenere fuori Benzema, quindi di Sì, beh, anche estromettere quello è la. un salto, una scelta tattica congeniale, perché forse Giroud era più congeniale a Mbappé, Ma lì insomma. c'erano le questioni quelle questioni su. Però io ho visto come ha istruito bene i giocatori e come è stato seguito dai giocatori. Cioè, per dire, secondo me, un Neymar in quella Francia, con Deschamps, con quella federazione, rende molto di più. Ecco, faccio un esempio Sì, stupido per far capire. ho Mbappé capito. da 8 anni e mezzo è andato come un treno, pur qualche volta facendo il capriccioso. Intanto Deschamps lo chiamava e lo metteva in riga in silenzio, con umiltà e con pragmatismo. E anche, ovviamente, Deschamps, essendo campione del mondo, ha un carisma da giocarsi che è Beh, sì. superiore a quello, magari a un altro allenatore, perché poi Deschamps ha vinto i titoli mondiali e ha un Sì. percorso importante, però è un grande allenatore, oh. Anche Sì. tatticamente era una Ma quando squadra tu che poteva dicevi seguire.
Quando tu dicevi prima di capire anche l'animo dei calciatori, è chiaro che lui riesce a entrare nelle corde appunto dei suoi ragazzi e quindi quando li deve bacchettare, li bacchetta, altrimenti li lascia a briglie sciolte, no? E si sono visti i risultati. E si sono visti i risultati, se no non li vedi i risultati. Guarda, rischi di vanificare un gruppo di giocatori talentuosi come si è presentata la Francia in quel mondiale. La cosa soprattutto è che tutti i ruoli sono stati sempre ben definiti, nel senso che quando una decisione è stata presa non si è mai tornato indietro. E per tornare un pochino all'attualità, bisogna vedere ad esempio la decisione di Rabiot, che nel momento in cui era stato messo come riservista, gli hanno detto tu in nazionale non ci torni, hai deciso no una volta, basta. Nel senso, tutta la storia di Benzema, Valbuena, basta. Sì. Decisioni chiare e nette e dette con la calma, nel senso senza provocare grandi scandali, cose. Deschamps è sempre stato uno che si è messo seduto, che dice le cose, qualsiasi cosa te la dice quasi sullo stesso tono, ma non per sminuirla, per renderla ancora più netta. Sì, ma è quello che diceva Alessandro, perché comunque c'è unità di intenti con la federazione, i dirigenti, l'allenatore, quindi si pensa al bene comune e non a quello del singolo. Perfettamente questo. Ma questo Cosa? lo disse una volta Rafa Benitez, disse non è complicato, dice, quando tu hai una società alle spalle è tutto semplice, il problema è quando non ce l'hai che va tutto a scatafascio. È un discorso pure banale, ma è Semplicemente così. si può dire, guarda, si può dire semplicemente società forte, allenatore forte. Proprio banalizziamola, dai, perché Lui infatti lui diceva sempre spalla a spalla, cioè tutto, cioè società, allenatore, giocatori e addirittura anche ambiente, no? Tutti spalla a spalla a darci una mano, tutti compatti. E non è sempre facile, chiaramente. ah, diciamo che lo vediamo poche volte, purtroppo, questo è un aspetto negativo. Poi a Napoli Ognuno quest'anno. rima in una direzione, Però dice. quest'anno a Napoli poi è stato proprio un disastro dal punto di vista. Sì, veramente un disastro. L'ammutinamento non si era mai visto nel calcio. Contro tutti, Sì, tutti sì. contro tutti. Approfittiamo appunto di questa cosa per entrare un po' più nel dettaglio della situazione del Napoli adesso che riprendono gli allenamenti. Secondo lei cosa ci dobbiamo aspettare, vista, insomma, un quadro che è comunque molto incerto? Beh, allora, io non posso dire cose in più perché ovviamente vorrei anche stare al posto mio, però una cosa, una polemica la faccio anch'io, nel senso che so che il governo ha creato una task force e mi sono fatto leggere i nomi e non c'è nessuno degli attori veri, quelli che vanno poi. Quindi io dico, non lo so, io sono stufo di incazzarmi in questa Italia, nel senso che non è possibile che non ci siano i medici sportivi che conoscono bene i giocatori, che controllano il sangue, le radiografie. Non è possibile che ci siano i preparatori atletici che controllano gli ormoni dello Sì. stress, tutto quello che c'è dietro. Non è possibile che ci sia un allenatore. Non è che è possibile che non ci sia del buon senso, che si faccia una tavola non con le task force di chi non sa di cosa parla, ma con chi sa di cosa parla, tutti gli attori. E da lì potrebbe uscire un protocollo sicuramente che tuteli i giocatori, che faccia riniziare le squadre di calcio nel miglior modo possibile. Ma non Beh, sì. così, io non capisco, cioè io non capisco. Speriamo che rimediano, speriamo che Poi qualcuno. io non so se hai la stessa idea, e anche tu, Valentina, di questo momento. Io ho l'impressione che la Lega Calcio aspetti il governo aspetti questo comitato scientifico che non si capisce di cosa deve occuparsi, perché come diceva Alessandro, mancano veramente gli attori principali, no? Nello sport, quindi medici competenti. Secondo me è una questione di responsabilità. Ho l'impressione che nessuno voglia prendersi la responsabilità. Non so se voi avete la Guarda, stessa scusami se mi percezione. permetto, poi dopo c'è un articolo di Castellucci che penso che sia il rappresentante dei medici sportivi, il quale ha detto che se loro non vengono chiamati a quel tavolo fanno sciopero, i medici Beh, sportivi. è anche Quindi giusto.
è Quindi, ancora una questione voglio proprio di dire, buon senso. io col mio buon senso, essendo l'ultimo che potrei anche parlare, ci sono arrivato. Se non ci arrivano loro, ci hanno messi male. Ma poi il problema secondo me è anche il fatto degli infortuni, nel senso che già adesso stiamo vedendo che chi ha ripreso, comunque ci sono infortuni importanti. Se non si fa un protocollo che tenga conto di alcune specifiche, il rischio di infortuni può essere ancora più alto e poi la stagione la mette a rischio anche per altri motivi. Valentina, ti ho appena detto, perché ho partecipato a un evento con un preparatore atletico importante, che l'ormone, mi sembra il cortisone, adesso non mi ricordo mai, l'ormone dello stress, te lo dico in parole povere, se è molto elevato, alza il rischio dell'infortunio del giocatore, perché se questo mentalmente ha paura e produce e dentro di sé non sta bene, è chiaro che, va, che poi quando dovrà fare un contrasto, una cosa così, va a rischio di farsi male per mille motivi, anche scientifici. Per quello ti Sì, dico, è sì. assurdo che non ci vanno queste persone che sanno tutto perfettamente alla lettera e come sta il giocatore, in che condizioni è, mentali, fisiche, psicotattiche. Cioè, quindi, non lo so, ma come siamo ridotti male? Siamo ridotti veramente male. Ma io, boh, spero Sì, perché poi si perde che solo tempo, perché poi fanno non chiacchiere, so. passano settimana dopo settimana, perché esce una Ma non notizia, capisco perché non passa una devono. settimana. Allora, io ve la faccio io, ma perché non ci deve essere sta umiltà di imparare da chi sa, nello specifico? Perché non ci deve essere? Ah, condivido. È un po' un problema generale dell'Italia. Sì. Sì, siamo d'accordo, sono d'accordo. È Sì. rappresentato moltissimo da questo governo qui, in questo momento proprio è perfetto, ci rappresenta in pieno. Ma guarda, infatti io non so se a voi avete la stessa impressione, anche sono 2 mesi che in realtà non c'è alcuna proposta differente da 2 mesi fa. Cioè, sono passati 2 mesi, ma è rimasto tutto uguale. Girano così Cioè, e tornano a casa. Il gioco dell'oca, fai due passi sì, avanti, due eh. indietro, tre quattro, tre Ora indietro. riaprono, sai, si riapre, si rivedrà il calcio, chissà, quell'altro sport poi vedremo. Nel frattempo il tempo passa, però nel calcio come Ma nella società civile. con dei professionisti veri che valutano tutto, che fanno le loro simulazioni, verrebbe fuori qualcosa di interessante, secondo me. Ma se non si mettono al tavolo e non hanno un'unità di intenti, qua torniamo al discorso, ognuno va per conto proprio, e allora non fai niente, puoi far No, ma niente. tra l'altro, al di là dei calciatori in sé, che sono dei privilegiati, quindi sono dei lavoratori, ma sono privilegiati, ma c'è tanta gente nell'indotto del calcio che in questo momento non lavora e effettivamente c'è gente che guadagna stipendi normalissimi che non porta più il pane a casa in questo momento. Bisognerebbe pensare prima di tutto a queste persone, invece a me sembra che facciano orecchie da mercante in questo momento. Sono d'accordo, se devo dire la mia, Sì. d'accordissimo. Comunque, cercando di parlare un po' di calcio, tornando un po' all'attualità, da questa quarantena, cosa potrà aver tratto Gattuso? Avrà lavorato su dei piani di rilancio? Si sarà fatto un'idea di giocatori che potranno servirgli magari nel prossimo futuro? Beh, questo onestamente, Valentina, non sono in grado di risponderti perché bisognerebbe essere lì a Castelvolturno, quindi non ho la sfera di cristallo. Mi limito solo a dire che Gattuso è un allenatore che a me piace molto, perché mi sembra una persona sincera e soprattutto quello che dice poi fa. Quindi per me è credibile Gattuso. Spero che duri, perché credo che invece ci sia possibilità che col presidente qualche volta qualche scintilla esplosiva possa esserci. Speriamo che non sia una scintilla Eccessiva. Eh sì, perché tra tutti e due sono esplosivi, tutti e due una Bravo, bella bravo. carica entrambi. Io li considero due vulcani, chiamali come vuoi, sono Vesuvio e Stromboli insieme, Etna insieme, quindi se esplodono tutti insieme, una catastrofe. Però sarebbe anche divertente, sai? Ma Questa è l'energia secondo me non è giusta. divertente per De Laurentiis Morillo, No, no. perché lì
Eh sì, la là è cosa Jordan, ti ricordi Jordan? Co, però... Addirittura non le mani addosso, le mani in faccia a Jordan. E guarda che vedo che non ragiona più poi, eh. Sì, che fenomeno. È fenomeno, veramente. A me piace tanto, io sono innamorato di Gattuso, ma ti devo dire la verità. Sì, guarda, anche io sono contento. Quando c'è stato il cambio ero contento, perché secondo me è uno che per questa piazza è ideale, può fare tanto, può guadagnarci tanto lui per la sua carriera, come il Napoli, di conseguenza. Spero che ce la faccia. Tutte le impressioni, Adriano, fatto uguale le tue. Speriamo. Certo. Beh, però torniamo al discorso di prima, cioè lui può se è supportato da dietro ovviamente. Torniamo, perché dopo ci sarà da discutere, perché lui sì, però deve essere convinto che dietro ci sia quel supporto che parlavamo prima, dirigenti, cioè tutto un blocco, no? È chiaro. Tutti quanti per la stessa causa. I giocatori li ha conquistati, metti che il direttore sportivo anche, no? Presidente, sì. Presidente, Presidente, si sa. Chissà se magari la questione quest'annata, no, con l'ammutinamento, valga poi da lezione, no, alla società, che ha fatto chiaramente bene in tutti questi anni, però una situazione del genere come l'ammutinamento penso che è un bello scossone per una società, no? Perdere completamente come dire, il comando in quel momento, perché hanno perso il comando. Penso che magari sia stata una lezione che possa servire, poi magari ne possa beneficiare proprio Gattuso in termini di supporto da parte della società. Se hanno voglia di migliorarsi, sì. Se non hanno voglia di migliorarsi, no. Speriamo. È una società che ha fatto bene, ma che poteva far meglio. Sì. Non ha fatto il massimo. Però ha fatto Sì, bene. Questo nessuno glielo nega, chapeau, perché non si può raccontare che della Reggio non ha fatto bene. È stato bravo e fortunato. Sì, le due cose poi devono coincidere sempre. Il fatto che Ma l'impresa non è stato era neanche facile. No. Scusa. No, non era neanche facile, raccontando dove è ripartito De Laurentiis, dove è arrivato il Napoli. È stata una storia lunga e alla fine ha fatto molto di più, ha dato stabilità. Adesso quest'anno c'è stata questa caduta e speriamo che riprenda a crescere. Anche perché le cadute sono anche cose che arrivano per forza della natura, dei Beh, momenti però di rinascita. Valentina, bisognerebbe fare un'analisi più profonda e dare i giusti meriti a tutti gli attori, perché allora Sì, adesso ovviamente. criticare questi anni di Laurentiis è un po' troppo generoso, insomma. Dire che è stato un presidente che ha avuto molto intuito e molto fiuto e ha scelto le persone giuste, questo gli va dato atto. Però, insomma, lui parlava di Benitez prima, Adriano, Benitez è stato il vero artefice Dice del della cambio. rinascita. Sì, ma anche Sì, della chiesa, che ha costruito una no, ma anche squadra la che gli è visione, durata 6 anni. no, ma anche la visione, no? La visione internazionale, la scelta di giocatori di grandi club, cioè tutto un insieme di cose che l'esperienza di Benitez è riuscita a portare a Napoli. E lui l'ha sfruttata, l'ha cavalcata in pieno, magari l'ha anche utilizzata e poi dopo ne ha fatto tesoro, magari. Però ripeto, non è che sempre ogni volta tu togli 3-4 talenti e ogni anno automaticamente li ritrovi. Eh beh, Perché non può questo è andare mica sempre il bene. pericolo del Napoli. Mandi via Cavani, viene Lavezzi, mandi via Lavezzi, viene Higuaín, mandi via Higuaín, viene Mertens. Però una volta che sbagli, che può capitare, allora possono nascere i problemi. No, anche Fin pure poi. infortuni, banalmente infortuni, come è capitato con Milik, che non era Higuaín, già diciamo di partenza, è un buon giocatore, ma non era Higuaín, si è rotto 2 volte, e poi vedi quello che dicevi prima, la fortuna. Ha avuto la fortuna di trovare Mertens, che da prima punta ha fatto il suo exploit migliore in carriera, ma è questione di fortuna, non ti può andare sempre bene. Fortuna, intuizione tattica di Sarri, perché poi Sì, sono vabbè, tante quello cose. è, sì, è Sì, no, ma chiaramente, di avere scusa, l'allenatore che ha avuto dopo l'intuizione. devi distribuire diciamo, i meriti a tutti, no? Agli Sì, attori, no? Quindi Sarri è assolutamente. stato
quel falso 9 lì è stato geniale perché poi ha ingannato anche le altre difese, no? Abituate al centravanti classico, noi abituati a tre pallini che si scambiano velocemente la palla e ti ubriacano in quel gioco tic e tac, oppure Sarri Ball, chiamalo come vuoi, è chiaro che ti ha sorpreso, no? Tatticamente. Dopo succede sempre il solito discorso che una volta che ti studiano, ti bloccano, ti limitano e finisce il giochetto. Calcio è bello da questo punto di vista qua, no? Perché c'è una strategia, c'è una preparazione della partita e c'è soprattutto la sorpresa. Guai quando sei troppo integralista, no? Ma poi soprattutto se non hai i fuoriclasse magari che con la giocata da singolo ti risolvono la partita, diventa veramente complicato. Il discorso sulla prevedibilità è fondamentale, perché poi quando una volta che ti hanno inquadrato ti disinnescano, magari con le squadre più piccole, ma oggi non ci sono neanche più differenze di una volta, quindi bisogna essere fluidi da un certo punto di vista. E poi Valentina, bisogna avere tutte le armi a disposizione, perché tu vai in una battaglia, a un certo punto se la battaglia non prende la giusta piega devi avere una bombetta in panchina magari. Sì. quella che era all'inizio era Mertens, era così nel prima, diciamo, la prima era di Sarri, che era il subentrante di Insigne e risolveva tantissime partite così, era l'arma segreta all'inizio, poi dopo si è trasformato proprio nel bomber e merita, diciamo, tra l'altro di diventare il calciatore del Napoli con più gol. Mi dai lo spunto anche per fare una critica a Sarri, che non ha mai voluto nella sua rosa il centravanti classico, a parte poi Milik che poi si è fatto male, però per esempio lui con Zapata, per dire, ci ha fatto un po' la guerretta, adesso non so come non lo vedeva proprio, però averlo avuto in alcune partite magari era quella mossetta che ti faceva vincere il campionato, dico io, col senno di poi. Ma sai, come dicevi prima, nessuno ha inventato nulla. Ci sono state tante partite su questi sviluppi di gioco dove qualcuno t'ha capito e ti limitava, no? E quando si incarta la partita devi cambiare anche il gioco, devi essere prevedibile, devi trovare l'arma giusta per scardinare la difesa, no? Ma sai, a volte, come dicevi prima, nessuno ha inventato nulla, no? A volte il calcio è proprio semplice. In certe partite, in certi momenti, se hai un giocatore con quelle caratteristiche, come faceva il Napoli, per esempio, di Eddie Reia, la palla lunga, la spizzata di testa e risolvi così, senza troppi fronzoli. Guarda, a me piacciono le squadre che sanno giocare sia con i passaggi corti filtranti che con quelli verticali. A me piace il Liverpool, tanto per chiarire. Ci siamo capiti. Perché quello è tutto, quello è il calcio, tutto. Quando una fa o uno o l'altro e manca di uno o dell'altro, diventa una squadra che si vince. Sì, chiaro, assolutamente chiaro. Io, visto che siamo arrivati alla fine di quest'ora che abbiamo piacevolmente passato insieme, approfitterei per ringraziarvi, soprattutto Alessandro Renica, Adriano Pastore, tanto ormai l'abbiamo preso in famiglia. Comunque ci sarà magari l'occasione di approfondire in futuro altri temi, magari anche proprio sulle società, sulle strutture, e magari potremmo richiamarla con piacere, magari con un audio migliore. Ok, grazie. Mi fa sempre piacere parlare di calcio. È anche per noi un piacere ascoltarla. Sa, abbiamo una piccola patologia, siamo un po' ossessionati da questo gioco. Proprio un'ossessione, non ne posso più. Non mi sopporto più, guarda. Ma io penso che sia una cosa che uno ci nasce. Ho detto, io nel mio piccolo anch'io sono cresciuta così, nel senso, l'ho detto all'inizio della trasmissione, ripeto, visto che è qua in questo momento, io quando ero piccola, 3, 4, 5 anni, facevo le figurine e mettevo da parte anche la sua, quindi insomma, è un onore non da poco. E quando cresci così, quando uno cresce così e poi se la porta dentro e non può più farne a meno, diventa una cosa che prende forme diverse ma si sviluppa sempre nel corso della vita. È la magia del calcio, questa è veramente questa. Così vi saluto e vi ringrazio e ci sentiamo per la prossima.
Grazie allora, a te Valentina, grazie Alessandro. Io volevo solo ringraziare Adriano e un grosso, caloroso e affettuoso abbraccio a Valentina. Grazie mille, alla prossima. Ciao. 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 Eccoci ciao, qua, Ale. Siamo rimasti e niente, approfitto della tua presenza giusto per fare l'ultimo saluto a tutti e ci sentiamo prossimamente. Ciao da Coffee Shock.